5678 e 1234 e 5678. Ne ho passate che ne ho passate di tante di quelle cose. Allora, sono una persona molto avanzata, noi abbiamo solcato il terreno, abbiamo seminato. Eravamo in tre, le coccinelle, e sono stata la prima, io ho 73 anni. Sono tanti anni che abbiamo fatto i teatri fuori, abbiamo avuto un bel successo. Teatro e musica, fiabe e vita vissuta. Domenica mattina 11 dicembre nel lazzaretto dell'ospedale della Pace, a pochi passi da Castel Capuano, sarà in scena Il figlio di Adamo, uno spettacolo organizzato dall'Associazione Transessuali Napoletani e da Agorà, che mette in scena gli antichi rituali della tradizione dei femminielli intrecciati con storie e racconti liberamente ispirati alla Gatta Cenerentola di Roberto De Simone e alla pelle di Curzio Malaparte. L'evento ha il patrocinio del comune di Napoli. Gli uomini andavano in guerra, c'era il nazismo, andavano in guerra in Russia e in Europa. Le donne facevano le mansioni degli uomini, cioè portavano i papungilli che oggi si chiamano i tram, stavano nella scopata, allora si diceva, spazzavano le strade, comunque facevano tutte le mansioni che facevano gli uomini nelle fabbriche eccetera, e le femminelle allora accudevano le case di queste donne che non c'erano perché lavoravano, accudevano le case, le rassettavano, cucinavano, guardavano i bambini e poi facevano la famosa colata. La colata sarebbe all'ave panna a mano. È un'iniziativa veramente lodevole, racchiude il mondo, diciamo, della tradizione, dell'identità storica dei femminielli a Napoli e tutto il loro patrimonio. Quindi noi, come città aperta, tollerante e sempre in prima linea sui diritti delle persone, siamo felici di questa iniziativa, anzi in più vi sollecitiamo a partecipare. All'ex ospedale della Pace vi aspettiamo. Oh, mamma è stato San Vicenzo, c'era in Gienzo, strilla, minaccia e lucca. San Vicenzo, figlio me ciung, ta brucio scaravattere se non mi fai a razzi. Negli anni 70 io facevo hard rock, poi sono passata alla musica leggera, al classico napoletano e mi sono inserita anche nel teatro. È la vera e propria napoletanità, cioè il gergo, i gesti, è tutto accentuato nei femminili, cioè sarebbe la femmina per eccelso. Dopo lo spettacolo è previsto un percorso guidato nel quattrocentesco complesso monumentale, uno fra i gioielli del centro antico ancora poco conosciuti. Fu costruito ai primi del 400 da Ser Gianni Caracciolo. Chi era Ser Gianni Caracciolo? L'amante della regina Giovanna II, che abitava in un palazzo proprio qui vicino. Dal 500 diventa ospedale, una delle prime strutture ospedaliere della città di Napoli, e ai primi del 600 fu realizzato all'interno di questa struttura il lazzaretto, dove poter accogliere e assistere gli appestati.